GFVIP7, Daniele Dal Moro rivela cosa faceva Martina mentre lui era sul trono di Uomini e Donne. Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la 32esima puntata del GFVIP7. Tra i tanti temi toccati c'è stato anche il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due, infatti, complice anche l'ingresso in casa dell'ex fidanzata del VIPone Martina Nasoni. Si erano un po' allontanati e dopo la puntata hanno cercato di confrontarsi e chiarirsi. Inizialmente i due hanno faticato a trovare un punto di incontro, soprattutto perché l'influencer venezuelana si è lamentata della freddezza del suo coinquilino in questi ultimi giorni. Daniele dal canto suo ha ribadito che con Martina non c'è nulla e che sono legati solo da una bella amicizia e un bene profondo. Successivamente Dal Moro ha fatto una rivelazione inaspettata sul suo rapporto con la Nasoni. Spiegando che mentre si trovava sul trono di Uomini e Donne, Martina andava a Verona e si fermava a dormire negli hotel a sua insaputa. Una situazione che veniva vissuta dall'ex tronista con molta ansia e apprensione. Perché nonostante lui non ne fosse a conoscenza, temeva che la cosa potesse metterlo in cattiva luce nei confronti del programma. Proprio per questo motivo il Vippone ha spiegato che quando accadeva chiamava subito la redazione per avvisarli della situazione e sapere anche come comportarsi. Oriana è rimasta molto sorpresa da queste parole e ha ammesso che lei al posto di Daniele avrebbe avuto paura sapendo di essere seguita da un suo ex.